Bene, oggi vediamo di fare qualche esercizio riassuntivo sulle diverse forme determinate che abbiamo visto. Cominciamo con questo. Immaginiamo di dover trovare, calcolare questo limite. Limite per x che tende a più infinito di, in frazione del numeratore abbiamo 3x alla seconda più x fratto x alla seconda meno 2. Ok, qui abbiamo una funzione razionale fratta, il rapporto tra due polinomi. Il polinomio al numeratore è di grado 2, okay, questo è il monomio dominante. Al denominatore abbiamo un polinomio di grado 2, anche questo, x alla seconda è il monomio di grado dominante, quello di grado più alto. E abbiamo già visto che quando abbiamo una situazione di questo tipo dove il numeratore e il denominatore hanno entrambi lo stesso grado, la forma determinata, che sarebbe infinito fratto infinito, perché un polinomio all'infinito diverge sempre, è quindi del tipo, è una forma indeterminata, infinito fratto infinito, nel caso in cui, ripeto, i due polinomi abbiano lo stesso grado, il valore del limite, quindi questa frazione, converge al rapporto dei coefficienti delle x di grado più alto. Il coefficiente della x di grado 2 al numeratore è 3, al denominatore è 1, quindi converge a 3 su 1, cioè 3. Ok? Qualche domanda? Tutto chiaro? Quando succede questo, cioè se, nota bene, aggiungiamo anche questo, se ho una situazione di questo tipo, cioè ho il limite per x che tende a infinito, poi andremo a discutere il segno, di f di x uguale a k, numero reale, finito quindi, 0 incluso, allora, quindi se, quando x diventa molto grande, sia verso destra, segno positivo, sia verso sinistra, segno negativo, e la f di x converge a un valore finito, affermo che la retta y uguale a k è asintoto orizzontale per la funzione. Ok, cosa significa questo? È tutto chiaro? Questa è una definizione. Okay. Non ho asintoti orizzontali se il limite o non esiste perché non è calcolabile, okay, oppure la funzione diverge. Vediamo se riesco a mostrarvi graficamente cosa vuol dire. Fatemi riguardare la funzione. Vediamo se usiamo per esempio, adesso ecco GeoGebra e andiamo a inserire la funzione, ecco, y uguale al numeratore, avevamo 3x alla seconda più x, 3x alla seconda più x, e al denominatore diviso, cosa c'era? X alla seconda meno 2. Ecco, non so se riuscite a vedere il grafico della funzione. Vedete che la retta y uguale a 3 una retta a cui il grafico della funzione si avvicina senza mai intersecarla. Adesso se lo sposto verso destra, e se zoomo abbastanza, se ingrandisco troppo, è chiaro che dal punto di vista grafico, visto che comunque la retta deve avere un certo spessore, mi sembra che il grafico vada sopra l'asintoto. In realtà il grafico si avvicina all'asintoto senza mai intersecarlo. Questo è il significato della parola asintoto, che non tocca mai, senza contatto, tecnicamente. Ok? Idem.
nella direzione opposta, cioè sia verso più infinito che verso meno infinito. Anche qui se andassi a zoomare vedo che comunque la retta e la funzione hanno grafici diversi, anche se uno approssima l'altra. Ok? Questa funzione tra l'altro ha anche due grafici, due asintoti verticali, perché diverge in più o meno radice di 2, che sono qua sotto. Vediamo x, inseriamo la retta x uguale a radice di 2, ecco, questo è un asintoto verticale, e l'altro è poi meno, x uguale a meno radice di 2. No, scusate. Vediamo tutti e due, tutti e tre i grafici degli asintoti di questa funzione. In verde c'è la funzione, in rosso. Come possiamo cambiare colore? No. Le due rette in nero, le tre rette in nero sono gli asintoti. Una verticale, due verticali, x uguale a radice 2 e meno radice di 2. E se riesco a fare una cosa così. Ok, possiamo inserirlo negli appunti. Ingrandirlo un poco. Ok, allora questo in verde. Abbiamo il grafico della funzione. La funzione y uguale a 3x alla seconda più x fratto x meno, alla seconda meno 2, che è questa. E qui abbiamo gli altri due asintoti, gli altri tre in realtà. La retta y uguale a 3, che è asintoto orizzontale, questa, che deriva dal valore del limite che abbiamo appena trovato. Arriva da questo fatto, il fatto che il limite per x tende a infinito, in realtà sia più infinito che a meno infinito, il limite è lo stesso, perché comunque è un caso di infinito fratto infinito, sia più infinito che a meno infinito. Attenzione, se a più infinito avessi un limite, a meno infinito avessi un altro limite, avrei due asintoti orizzontali diversi. Okay? E poi, non abbiamo fatto il calcolo, ma anche se in due, scusate, in radice di 2, e in meno radice di 2 la funzione diverge e quindi ho due asintoti verticali. Fatemi disegnare, che ne so, in blu. Ecco, questo è x uguale a meno radice di 2 e questa retta è x uguale a più radice di 2 e sono asintoti verticali. Ok? Quindi l'effetto, il significato grafico, ecco, di studiare le divergenze al finito della funzione e il comportamento asintotico all'infinito sono perché, a seconda del valore di questi limiti, ho informazioni sul grafico della funzione. Fatemelo ripetere ancora una volta: se succede che il limite per x che tende a x con 0 della funzione diverge, limite infinito, allora la retta x uguale a x con 0 è un asintoto verticale. Invece oggi abbiamo visto quelli orizzontali, li ottengo quando ho un limite finito, quando x tende a infinito. Ok? Se il valore del limite, se k è lo stesso, sia più che a meno infinito, l'asintoto è 1. Ma può succedere il caso che a più infinito ho un valore, a meno infinito ne ho un altro. In quel caso ne ho due. Ok? Ci sono domande? Proviamo un altro esercizio in questo caso. Vediamo per esempio
che ne so, ecco, sto per cambiare tipo, il limite per x che tende a più infinito ancora di, al numeratore abbiamo 6x alla terza e al denominatore x alla quarta più 2. Questo è un 4. In questo caso il numeratore è di grado 3, il denominatore è di grado 4. Quindi il denominatore è un polinomio che all'aumentare della x cresce più rapidamente del numeratore, perché è di grado più alto. Quando questo accade, se il denominatore ha grado maggiore del numeratore, il limite a cui tende questo rapporto è 0, qualunque sia il valore dei coefficienti. Ok? Quindi di conseguenza, dato che il limite è comunque finito, il limite è 0, allora la retta y uguale a 0 è asintoto orizzontale. Quindi l'asse delle x, la retta y uguale a 0, è un asintoto orizzontale per il grafico di questa funzione. Se man mano che x diventa grande, cosegno positivo o negativo, il grafico della funzione si approssimerà alla retta che è l'asse delle x, tanto più vicino quanto più x è grande, in segno positivo o in segno negativo. Proviamo a vedere anche in questo caso il grafico. Facciamo un altro foglio, possibile. Ok, avevamo y uguale al numeratore che era 6 per x alla terza, se non ricordo male, fratto, c'era sotto x alla quarta più 2, giusto? Vedete che man mano che mi allontano dall'origine, il grafico qui indicato in rosso va sempre più ad appiattirsi sull'asse delle x. L'asse delle x ha equazione y uguale a 0. Facciamo anche qui uno screenshot. Ok, e mettiamo questo negli appunti. Qui abbiamo la funzione con grafico in rosso e invece la retta y uguale a 0 è l'asse x che diventa asintoto orizzontale. Okay, è chiaro il significato di questa proprietà? Quindi quando vado a studiare il comportamento asintotico della funzione o delle sue divergenze, ne traggo informazioni per il suo grafico. C'è ancora un tipo di asintoto che non abbiamo visto, che è quello obliquo, che però vedremo un pochetto più avanti. Ok? Facciamo ancora un esempio. Per esempio, che ne so, questo, calcoliamo il limite per x che tende a meno infinito, lì al numeratore c'è x alla seconda meno 6x alla quarta più 3 x alla sesta, nel denominatore abbiamo 7x alla quinta più 4x alla terza e meno 2x.
Anche in questo caso ho una forma indeterminata infinito fratto infinito, perché? Perché i polinomi all'infinito divergono sempre. Ok? Però attenzione, qui i polinomi non sono ordinati. Il polinomio al numeratore è di grado 6. Il polinomio al denominatore, invece ordinato, è di grado 5. Di conseguenza, il numeratore ha un grado maggiore del denominatore. Ok? E quindi il limite di questa funzione è infinito. Il numeratore cresce più rapidamente perché è di grado superiore. Possiamo anche andare a vedere che il coefficiente dei due monomi di grado più alto, al numeratore ho più 3, al denominatore ho più 7. Il loro rapporto è positivo, più 3 diviso più 7 è positivo. Quindi questi due monomi, dato che segnano il comportamento della funzione quando x diverge, hanno un rapporto che si comporta come 7, scusatemi, 3 settimi x. Quindi questo rapporto ha lo stesso segno della x. Quindi se x va a meno infinito, il limite sarà meno infinito, possiamo anche discutere sul segno. Viceversa, fatemelo riscrivere, se avessi dovuto calcolare il limite per x che tende a più infinito della stessa funzione, x alla seconda meno 6x alla quarta più 3x alla sesta fratto 7x alla quinta più 4x alla terza meno 2x, per la stessa ragione, a più infinito, il rapporto di queste due funzioni, questi due polinomi, ha lo stesso segno di x e quindi diventa più infinito. Ok? Non ho capito perché nel primo caso viene finito. Perché x tende a meno infinito, ok? E quando la x diverge, quando x va a più infinito o a meno infinito, il comportamento di ciascuno di questi due polinomi è determinato dai monomi di grado più alto. Gli altri puoi trascurarli tutti. Quindi al numeratore tutto ciò che c'è da grado quinto in giù è rilevante. Idem al denominatore tutto ciò che c'è da grado 4 incluso in giù è rilevante. E questo monomio che coefficiente ha? Ha un coefficiente più 3. Ok? Al denominatore ha un coefficiente più 7, quindi il loro rapporto più 3 diviso più 7 è positivo. Inoltre, x alla sesta diviso x alla quinta fa x. Quindi questo rapporto si comporta come 3 settimi x. Per cui questa funzione, che è una funzione razionale, avrà un comportamento sia più infinito che a meno infinito, che è del tipo 3 settimi x, quindi a meno infinito avrà il segno di x che è meno infinito, a più infinito è il segno di x che è più infinito. Un'altra domanda. Adesso Meno 7 sarebbe stato più infinito. vediamo. Possiamo anche formalizzare questo discorso scrivendo, fatemi copiare questa senza che la scrivo un'altra volta. Cancelliamo questo. Questo posso considerarlo come limite per x che tende a più infinito. Qui raccolgo, come abbiamo visto l'altra volta, le x di grado più alto. Quindi qui ho x alla sesta e avrò qui 1 fratto x alla quarta meno 6 fratto x più 3. X alla seconda più 3. Sotto raccolgo un x alla quinta. Qui ho 7 più 4 fratto x alla seconda meno 2 fratto x alla quarta. Allora, tutti questi termini, se x tende a più infinito, questo vanno tutti a 0. E idem questo.
Qui posso semplificare, scusate, ecco, l'x alla quinta con x alla sesta rimane x, quindi tutta questa espressione, vediamo in che cosa, in blu, si comporta come, al numeratore rimane x, nella parentesi rimane un 3 e sotto rimane un 7. Se questa x è semplificata, dalla parentesi rimane solo 7, quindi tutta la funzione ha lo stesso valore che se fosse scritta, lo stesso valore del limite intendo dire, che se fosse scritta in questo modo, il limite per x che tende a più infinito di 3 settimi x, cioè più infinito se tende a più infinito, meno infinito se tende a meno infinito. Ok? È chiaro che se ricordo bene la domanda di prima, se sotto avessi avuto per esempio meno 7 anziché più 7, qui avrei meno 3 settimi. Quindi fatemi ricopiare ancora una volta per essere più chiaro. Fatemi scrivere un nota bene. Se io avessi avuto meno 7, questo lo evidenzio in rosso, che è la differenza. Allora il limite potevo calcolarlo come, per lo stesso ragionamento di prima, limite per x che tende, facciamo l'esempio di più infinito, di meno 3 settimi x. Ma se questo tende a più infinito, qui c'è un coefficiente negativo, più per meno fa meno. Quindi avrei avuto limite a meno infinito. E viceversa. Se qui sotto avessi avuto x tende a meno infinito, qui avrei avuto più. Ok? Proprio per il segno del rapporto tra i due numeratore e denominatore. Ok? È chiaro? Attenzione, c'è un'altra cosa che conta. Conta sì il rapporto tra i segni dei coefficienti di grado più alto, ma conta anche la differenza dei gradi. Fatemi fare anche quest'altro esempio. Vediamo se riesco a inserire qui l'immagine di prima, sì, ce l'ho ancora in memoria. Attenzione ancora. Immaginate che qui, anziché avere 7x alla quinta, eccetera, avessimo avuto un 7x alla quarta. Ok? In questo caso, sempre per lo stesso ragionamento di prima, quindi fatemi evidenziare la differenza. Qui ho x alla quarta. Quindi raccogliendo le x di grado più alto e trascurando tutto il resto, avrei avuto lo stesso limite, cioè x che tende a più infinito di 3 settimi, x alla sesta diviso x alla quarta fa x alla seconda. Qui ho un coefficiente positivo e una x alla seconda. Quindi che x tenda a infinito, positivo o negativo, avrei avuto sempre un limite a più infinito. Perché questo, il grado 2, rende il segno della x sempre positivo, x alla seconda sempre positivo. Quindi se ho un coefficiente positivo e una differenza di gradi pari, il limite è sempre più infinito. Se avessi avuto un coefficiente negativo, una differenza di gradi pari, avrei avuto sempre meno infinito. Perché? Perché la potenza pari della x cancella questi segni. Il risultato è sempre, in questo caso, un segno più, perché faccio una potenza pari. Quindi non conta solo il segno del rapporto dei coefficienti, conta anche la differenza dei gradi tra numeratore e denominatore. Ok? È facile rendersene conto facendo il percorso all'inverso, cioè per
stabilire il comportamento della funzione, considero solo i monomi di grado più alto e vedo che segno hanno quando, e vedo, scusatemi, semplifico quello che posso semplificare e vedo che segno ha quello che ottengo quando x assume un valore grande in segno positivo o un valore grande in segno negativo. Il criterio è sempre quello. Ok? Vediamo se troviamo un altro esempio. Anzi, no, completiamo questo, scusate. Se avessi avuto, per esempio, invece un coefficiente di segno negativo, se ho un limite per x che tende a più infinito oppure a meno infinito di meno 3 settimi x alla seconda, qui avrei avuto sempre meno infinito, perché qui il segno meno, meno il coefficiente per più infinito che viene da x alla seconda, avrebbe fatto sempre meno, okay? Perché questa parte, x alla seconda, diverge sempre a più infinito, e più per meno fa meno, mentre qui x alla seconda tende sempre a più infinito, quindi ho più per più che fa più, indipendentemente dal segno che ho qua sotto. Se la differenza delle potenze, torniamo ancora un attimo indietro, qui abbiamo il numeratore, fatemelo evidenziare, a un grado 6, il denominatore a un grado 4, la differenza è pari, quindi si comporta come 6 meno 4 fa 2, x alla seconda. Se avessi avuto un denominatore di grado 7 e un denominatore di grado 4, 7 meno 4 fa 3, quindi il rapporto si comportava come il coefficiente per x alla terza e quindi allo stesso grado di, dello stesso segno di x, perché una potenza dispari ha lo stesso segno della base, mentre ogni potenza pari ha sempre un segno più. Se poi lo moltiplico per un coefficiente positivo, il segno si mantiene. Se lo moltiplico per un coefficiente negativo, il segno cambia. Ok? Quello che conta quindi è il segno del rapporto dei coefficienti e la differenza dei gradi, se è pari o se è dispari, per avere un'idea del segno dell'infinito. D'accordo? Bene, vediamo, ripeto, un altro esempio. E proviamo. Eccoci, questo qui. Vediamo l'esercizio. Calcolo il limite per x che tende a meno infinito, se leggo bene, di 2x alla seconda fratto x alla seconda meno 5 meno 5. Qui abbiamo due termini tra parentesi, il meno 5 che è costante e 2x alla seconda fratto x alla seconda meno 5 che è una forma indeterminata del tipo infinito e questo fratto infinito. Qui numeratore e denominatore hanno lo stesso grado, grado 2 sopra, grado 2 sotto, e quindi tutta questa parte, questa frazione, tende al rapporto tra i coefficienti 2 fratto 1. Di conseguenza la funzione ha un limite che varrà il limite di questa parte che è 2 meno 5, cioè meno 3. Ok? Oppure si poteva ragionare nell'altro modo e dire, beh, posso sommare i due termini e quindi avere un'unica frazione, ma non cambiava nulla.
posso dire il denominatore comune è x alla seconda meno 5, qui ottengo 2x alla seconda, qui ho meno 5 per x alla seconda meno 5, e quindi poi semplificavamo le parti comuni, intendeva meno infinito, scusate, qui ho x alla seconda meno 5 denominatore, ho 2 seconda meno 5x alla seconda è più 25. 2x alla seconda meno 5x alla seconda fa meno 3x alla seconda. Quindi più 25, e qui sono appunto il limite del tipo infinito fratto infinito, ho sia il numeratore che il denominatore di secondo grado, quindi qui ottengo meno 3 fratto 1, cioè meno 3. E quindi la retta y uguale a meno 3 è asintoto orizzontale per questa funzione. Idem a meno infinito, a più infinito. Se qui sotto ci fosse stato più infinito, la conclusione sarebbe rimasta la stessa. Ok? È tutto chiaro? Se non ci sono domande, andrei a vedere un altro esercizio di questo caso. Ah, sì. Proviamo questo. Quanto tempo ci rimane? Scusate, ce la facciamo farlo. Proviamo questo limite per x che tende a meno infinito di, al numeratore abbiamo la radice quadrata di x alla seconda più 1 e sotto 2x meno 1. Qui come ci comportiamo? Beh, valgono le stesse considerazioni, anche se qui non abbiamo più due polinomi, perché qui abbiamo una funzione irrazionale, cioè c'è la radice. Però ne radicando, che okay, è un polinomio, e il monomio di grado più alto è questo. Quindi se x tende a infinito, il più 1, che ci sia o non ci sia, cambia molto poco. Quindi questa è la parte dominante. E se la metto sotto radice, questo equivale a fare la radice quadrata di x alla seconda e ottengo x. Ok, però attenzione, perché se qualunque segno abbia x, x alla seconda è positivo. E quindi anche la radice di un numero positivo sarà positiva, visto che posso calcolarla. Invece al denominatore ho, se x va a meno infinito, questa grandezza diventa molto grande, ma col segno negativo. Ok? Quindi in generale ricordiamoci che se ho radice di x alla seconda, questo non fa x e basta. Perché? Perché a sinistra questa grandezza è positiva, questa se x è negativa è negativa. Quindi per tenere conto di questo in realtà devo mettere un valore assoluto che cancella il segno della x. Ok? Quindi se usiamo il solito criterio, quindi raccogliamo la parte di grado più alto, al numeratore è a meno infinito, abbiamo la radice quadrata di x alla seconda, qui ho 1 più 1 fratto x alla seconda, e qui ho x 2 meno 1 fratto x. Qui adesso questo x alla seconda posso portarlo fuori dalla radice a patto che metta il valore assoluto. Quindi ho il limite per x che tende a meno infinito di valore assoluto di x per la radice di 1 più 1 su x alla seconda, e sotto ho x fratto 2 meno 1 su x. Ora, questa parte si può semplificare, ma a patto di ricordarsi che segno ha x. Mi spiego meglio. Il valore assoluto di x è uguale a x
se x è positivo a meno x se x è negativo. Di conseguenza, dato il fatto che x tende a meno infinito, al posto di radice di valore assoluto di x posso sostituire meno x perché x è negativo. Quindi, nello sviluppo successivo, per togliere il valore assoluto, ripeto, dovrò scrivere limite per x che tende a meno infinito di, al numeratore ho meno x per radice quadrata di 1 più 1 su x alla seconda e sotto ho x per 2 meno 1 su x. Queste due si semplificano, ma danno meno 1. Poi la radice tende a 1 e il denominatore tende a 2, quindi ho un limite che vale meno 1 per 1 diviso 2, quindi meno un mezzo. Perché 2? Perché qui, se ho raccolto x, qui mi rimane 2 meno 1, questo va a 0, rimane 2. E questa x è andata via con quella sopra. Facciamo un passaggio in più, forse più chiaro. Questo, ripeto, posso scriverlo come limite per x che tende a meno infinito di meno radice di 1 più 1 su x alla seconda fratto 2 meno 1 fratto x. Queste due parti tendono entrambe a 0, se x tende a infinito, e quindi rimane sopra meno 1 e sotto 2, cioè meno un mezzo. Fate attenzione, se x, se ho un analogo limite con x che tende a più infinito, allora questo, il comportamento di valore assoluto di x, fa sì che al posto di x posso mettere x senza segno meno. E quindi, e concludo perché sta per finire la lezione, se avessi limite per x che tende a più infinito della stessa funzione di prima, x alla seconda più 1 fratto 2x meno 1, questo vale più un mezzo. Perché togliendo il valore assoluto non devo più mettere il meno, ma devo mettere il più. E quindi cambia il segno. Quindi questa funzione ha due asintoti orizzontali. A meno infinito alla retta y uguale a meno un mezzo. A più infinito a y uguale a più un mezzo. Sono due diverse. Vi lascio come esercizio provare con GeoGebra a farne il grafico e vedete che sono due rette diverse a più o meno infinito. Per adesso ci fermiamo qua.